Sono quella che cerca, sono io. Mi hanno detto che una mia parente ha investito suo fratello. Capisco. Eccolo là, mio fratello. Non può muovere le gambe. Vede, non lo reggono. Finora non l'ha visto nessun medico, vero? No, no, signore. Vede, credevamo che non avesse subito niente di grave e che si sarebbe ripreso, ma ci sbagliavamo. Perché non l'ha portato al pronto soccorso? Ma perché il signor Pasqualino era sicuro di poterlo curare con le sue erbe e con gli impacchi caldi fatti dopo i suoi massaggi. La verità è che noi non abbiamo i soldi per pagare uno specialista. E come le ho detto, credevamo che fosse una cosa di poco conto. Capisco. Di suo fratello mi occupo io. Tra non molto arriverà qui un'ambulanza che lo trasferirà nella clinica del dottor Samperi. E se sarà necessario lo manderemo a Città del Messico. Ah, signore, la nostra riconoscenza non avrà mai fine. Grazie ancora. Ah, signore, signore. Cosa c'è? Mi perdoni, mi sento tanto a disagio. Perché a quella sua parente non succederà niente di male, spero. Per il momento no. È in stato di fermo e resterà in prigione finché non accerteranno le lesioni che ha subito suo fratello. È una donna? Sì, è una ragazza un po' più grande di te. Le sue lesioni? Ma non può dipendere da lui. Se lei vuole, io posso tornare al commissariato e dire che non è vero che l'hanno investito, che è successo in un altro posto. Io faccio quello che vuole lei. No. Come ti chiami? Gabriele. Gabriele Ferranti Casalotti. Come mia sorella. Caro Gabriele, io farò di tutto per farti guarire al più presto possibile. Grazie. No, no, signore, non possiamo accettare, veramente. Zitta. Domani ci vediamo in clinica. Non dovete preoccuparvi. Grazie, buonasera. Ciao. Brianna. Cosa? Dio ci punirà. Oh, ci no, punirà. Ti perché... prego, non dirlo. Devi attenerti scrupolosamente alla mia prescrizione. Sì, dottore, grazie. Non hai di che preoccuparti. È da poco che sei sposata, il bambino verrà più in là. Sì, però io mi ero già abituata all'idea.
Sebbene nella mia situazione è preferibile non avere figli. Sì, lo credo anche io. Non le vado a genio. Voglio bene ai Lombardo. Il padre di Alessandro e io siamo stati amici fraterni e la tua presenza in questa famiglia è stata causa di moltissimi problemi. Sì, però io non volevo restare qui. Mi hanno costretta. Prima Max e poi lo stesso Alessandro. Io volevo andare via. Dimentichi che ero disposto ad aiutarti. Ti dissi che potevo convincere Alessandro. Ti offrii persino del denaro, ma lo rifiutasti. Sì, ormai era già troppo tardi. Non è mai troppo tardi per porre rimedio ad un danno. Nel mio caso la regola non vale. Non credo che si arriverà a un processo. Il suo fermo durerà più o meno 3 giorni. Il tempo necessario per gli accertamenti. E Marta? È rimasta in commissariato. Con Alessandro? No, lui è andato dal ragazzo. Allora mia sorella è stata arrestata. Sì, ma sono sicuro che domani o dopo lei sarà già di ritorno. Sembra che il problema più serio sia che stava guidando senza avere la patente. Ma cos'è successo? Marta... La sorella di Elena ha investito un uomo. E Lorenza lo sa? Cosa? Che è in prigione, no. Però è al corrente di tutto il resto. È di sopra? Sì. Vado da lei. Andrà tutto bene, sta tranquilla. Mi accompagneresti a trovarlo? Io ti consiglierei di aspettare il ritorno di tuo marito. Nessuno di noi sa che accordo ha raggiunto con la stampa. E se qualcuno ti vedesse, che direbbe? È meglio essere prudenti, anche per tua sorella. Sì, certo. Papà, andiamo giù da te. Ma è assurdo. Come puoi credere alla versione di quella sciocchina? Perché non dovrei? Primo, perché non è la verità e ha convinto te come è riuscita a fare con Alessandro. Secondo, sappiamo benissimo come ha fatto Max. Certo, è pieno di difetti, ma non puoi pensare che tuo figlio sia un assassino. Gli hai dato un'educazione, dei principi. È tuo figlio. Mon cher, ti sono grata per le tue parole affettuose. Ma purtroppo non mi resta che accettare l'evidenza dei fatti. Elena è innocente. E se non mi ha detto la verità quando è arrivata, è stato per paura ed è comprensibile. No, no, non la penso così. E, francamente, ciò che più mi preoccupa è vederti tanto abbattuta. Questa non è una buona condizione per la tua salute, tu lo sai. Un'altra cosa che non sopporto è che Alessandro non ti consideri abbastanza. Non avrebbe dovuto cacciare Max. Nonostante quello che ha fatto, ha cercato di costringere Elena a cuscire avec lui. Ma su quali basi credete a lei? E non pensate invece che è un'invenzione di tutte e due le sorelle per giustificarsi? No, ti sbagli. Quando me l'ha raccontato mi è sembrata sincera. Già. Evidentemente sa fingere molto bene. E poi, Lorenza, nessun uomo si comporta in quel modo con una donna se non è ben provocato. Oscar, non ti nascondo che mi stupisci. Sei sempre stato un uomo giusto ed equilibrato in tutti i tuoi giudizi. E cerco di continuare ad esserlo. Ma vedo che quella ragazza vi ha plagiati tutti. Alessandro, lui ne è innamorato. Però tu, come puoi anteporla al tuo stesso figlio? Come puoi credere ad un'estranea? Elena è buona e vuole essere sincera. So che sei affezionato a Max e te ne sono riconoscente, ma... Vedi, disgraziatamente mio figlio è quello che è, forse uno psicopatico. Lo vedi perché mi arrabbio? Capisci cosa mi addolora?
Chi soffre veramente sei solo tu. Sherry, non ci sono prove che ciò che dice Elena sia vero. E finché queste non verranno fuori, tu non devi angosciarti pensando che tuo figlio sia un delinquente. Il dolore può annientarci, Lorenzo. E io non voglio che ti succeda nulla di grave. E come sta Umberto? Bene, è rimasto in salotto con gli altri. Sei contento? Sì. Mi piacerebbe salutarlo. Un altro giorno. Sapevi che la sorella di Elena è stata arrestata? Marta? Quando? Non vuoi andare a riposare un po'? No, cara, no. Ti immagini quella Benedetta che fa la carcerata? La libereranno presto, vedrai. Alessandro non permetterà che lo sia per molto tempo. L'abbiamo sempre viziata un po' troppo, la mia Coco. Marta è una bambina, capricciosa se vuoi, ma è tanto buona. È vero che è buona? Sì, paparino, sì. E Dick, il giovanotto che era con lei, dov'è? L'hanno lasciato libero dopo la sua deposizione. È tornato qui? No, credo che il tuo sposo l'abbia licenziato. Papà, adesso ti devo lasciare per un po'. Vado a vedere se Alessandro è già arrivato. Sì, Ninina. Stasera non me la sento di tornare nella casa grande. Mi vergogno con tutta quella gente. Ma dopo vieni a dirmi se ci sono novità, eh? Sì. Signor Daniele, ero qua fuori ad aspettare che uscisse vostra figlia, ma a che è successo? È rimasta dentro, è in arresto. Ma porca vacca, ma se non l'ha ucciso, l'ho visto proprio io. Sì, però è ferito e Marta non ha la patente, guidava senza. Campanacci. Io sono sicuro che quella gente l'unica cosa che vuole è cavar soldi al signor Alessandro. Quando si è rialzato non era insanguinato né niente, ecco. Sembra che abbia qualcosa alla colonna vertebrale. Alessandro è andato a casa sua a trovarlo, poi lo faceva trasportare in ospedale per visitarlo bene. E chi è questo tipo? Come si chiama l'animale? Non lo so. Me l'avevano detto, però adesso non mi ricordo. Ma che boia. Alessandro è arrivato? Sì, è nello studio con Oscar e Andrea. Grazie. Avanti. Alessandro, quando uscirà mia sorella? Stavo giusto per parlarne. Vieni. Prego. Naturalmente faremo in modo che la notizia non trapeli, ma non sarà una cosa facile. Oscar, devo chiederti un favore. Con un'ambulanza ho già fatto trasferire nella tua clinica il ragazzo che Marta ha investito. Ti prego di seguirlo tu personalmente. Cosa? Ma non lo so, la sorella dice che non può muovere le gambe. E come si chiama? Gabriele Ferranti Casalotti. D'accordo, andrò a vederlo subito. Ho portato le analisi di tua moglie. Va tutto bene. Le spiegazioni te le darà lei. Con permesso. Arrivederci, Oscar. Arrivederci, dottore. Alessandro, dobbiamo intervenire subito. Marta non può restare lì. E cosa credi che abbia fatto tutto il giorno?
Scusami, ma sono molto nervoso. Sì, ti capisco. Scusatemi. Secondo l'avvocato, se il ragazzo dichiara che è stata un'imprudenza da parte sua, questo diminuirebbe la responsabilità di Marta. E tu credi che lo farà? Ma credo di sì, mi sono sembrate delle brave persone. È molto grave. Questo lo potranno dire i medici. Forse ha una lesione alla colonna vertebrale. Ma tornerà a camminare. Speriamo. E mia sorella? Tutto dipende dall'imputazione. Se la pena non sarà superiore ai 5 anni, potremo avere la libertà provvisoria. In caso contrario. Ora ci troviamo di fronte a 2 grossi problemi. Uno, che il ragazzo resti paralizzato per tutta la vita. E l'altro, che tua sorella non è ancora in possesso della patente. Ma tu cosa credi? Che cosa pensa l'avvocato? Che cosa succederà? Non lo so, è troppo presto per fare delle ipotesi. Scusami, stamattina non ho avuto l'occasione di ringraziarti per aver detto al commissario che eri tu alla guida della macchina. Cosa ti ha riferito Oscar sulle analisi? Mi ha trovato un po' di anemia, ma per il resto è tutto a posto. E il bambino? No, non sono incinta. Ma è una ragazza come te. Sì, lo so, fratellino, ma a lei non accadrà niente. Quella gente ha un mare di soldi. Pagheranno tanti avvocati e uscirà. Ti ricordi il primo signore? Com'è che si chiama? Quello che ci ha pagati. Rudy Argento. Non ti far venire in mente di parlare di lui. Chissà se Rudy Argento conosce questo signore. A proposito, però, a questo non gli hai chiesto neanche come si chiama. Ma lo farò quando tornerà. Sai a che cosa sto pensando? E se quella ragazza dice alla polizia che non ha investito nessuno? Non è possibile, il signore di oggi ce l'avrebbe detto. Già, sì, è vero. In questo caso chi ha messo sotto? E se ne esce un altro affermando che è stato lui ad essere investito? Io non credo. Ah. Buonasera. Buonasera. Buonasera, dottore. Dimmi esattamente che ti senti. Niente, a parte un dolore. Dove ti fa male? Alla schiena. Cioè, un pochino più in basso. Sì, appena è arrivato gli abbiamo fatto queste analisi, dottore. Perfetto, fammi vedere. Lei è parente del ragazzo? Sì, dottore. Mm-hmm. Faremo tutto il possibile per farlo guarire. Il signor Lombardo ha uno speciale interesse che ciò avvenga. Ah. Adelaide, immediatamente in radiografia parlerò io con Bianchi. Sì, dottore, senz'altro. Quando ha avuto l'incidente? Circa una settimana fa, vero? Sì. Ti davano qualcosa per calmare il dolore? Sì, una tisana. Ho capito tutto. Già, più tardi ripasserò. State molte bene. Grazie, sì, dottore. Grazie, dottore. Ha detto Lombardo, vero? Sì. Questo nome l'ho già sentito. Anche a me è familiare. Io esco un attimo. Certo! Non è il cognome del padrone di Ciccio. Il padrone sì, di Ciccio? Sì, sì. Ciccio mi ha detto che lavora nella casa di un signor Lombardo. Si tratterà di lui. Julie, sono 3 ore che ti aspetto. Ecco, ma poco fa sono passata qui per cambiarmi e non t'ho visto, mon petit coco. Deve essere stato quando sono andato a comprare le sigarette. Se tu mi avvertivi, non andavo da quel vecchio scemo del calzolaio. Dov'è Augusto? È andato a Città del Messico e non so neanche quando tornerà. Ma perché non appoggi il sederino? Hai sete? Vuoi un caffè, una birretta ghiacciata? No, grazie. Quando è partito?
Alcuni giorni dopo che tu sei venuta a parlargli. Dick, volevo ringraziarti calorosamente, perché tu hai sempre un pensierino per noi. Mi sono messa d'accordo con il signore che ci hai mandato. Quale signore? Non veniva da parte tua. Se non mi dici chi è, come faccio a dirtelo io? Ma il fatto è che non so se devo raccontartelo. Sai che nel nostro giro non si deve mai parlare di certi lavori. Ha detto che il mio indirizzo gliel'hai dato tu. Io avrei dato il tuo indirizzo a quel signore, un uomo giovane, bruno, piuttosto robusto. È lui. Ma sì. E com'è che si chiama? Può benissimo averci dato due nomi diversi, non ti pare? Eh oui, c'est vrai, oui. E vi siete accordati? Julie, devo saperlo per potergli chiedere la mia percentuale. Glielo hai procurato tu, Gabriele Ferranti? Se lo sai, perché me lo chiedi? Ah, ho capito chi te l'ha detto, il signor Argento. Argento? Eh sì, Rudy Argento, sei stato tu a mandarmelo. Non si chiama così? A quel cochon mi ha dato anche un nome falso. Senz'altro sì. Se tu sai qualcosa, è tuo dovere dirmelo immediatamente. La Marianna e il suo povero fratello ci sono dentro fino al collo. Tanto più che quel cochon gli deve ancora 48 milioni. E visto che Argento non è il suo nome, ha lasciato anche l'albergo, come faremo, chi lo sa? Non dovete preoccuparvi, vi aiuterò io a farglieli scucire, ma devo sapere tutto, ho detto tutto dall'inizio alla fine. E niente balle. Sì, Oscar, dimmi. Sì, capisco. Ma almeno c'è la possibilità che ritorni a camminare. Va bene. Grazie, Oscar. Che cosa ha detto? Non so esattamente cosa abbia la colonna vertebrale, ma il midollo spinale ha subito una lesione. E allora? Sappiamo a cosa è dovuta la paralisi delle gambe. D'accordo, ma guarirà sì o no? Domani ci sarà un intervento chirurgico. Il problema sembra sia stato aggravato dal fatto che non è stato curato immediatamente. Con l'operazione asporteranno una scheggia e dopo si saprà se potrà camminare o meno. È inverosimile. Come mai non hanno pensato a portarlo almeno al pronto soccorso? Sì, lo so. Hai ragione. Già. Resta il fatto che la colpa è di quell'imbecille del tuo dipendente. L'ha guardato e ha detto che era morto e senza neanche accertarsene l'ha abbandonato. Era suo dovere chiamare la polizia e dichiarare che al posto di guida c'era lui. Bastava poco per evitare il dramma che si è venuto a creare. Sei freddo nei confronti di Elena. Credi che stia mentendo? Che non sia vero che Max l'abbia ricattata con il pretesto dell'incidente? No, sono sicuro che la ricattava. Ma non posso perdonarle che non me lo abbia detto. Gliel'ho chiesto migliaia di volte. Non posso ammettere che abbia preferito tradirmi piuttosto che confidarsi con me. Non riesco ad avere fiducia in una donna che agisce così. Molto spesso la paura impedisce alle persone di ragionare. Però io non mi sento di restare sentimentalmente legato a una donna che per paura è capace di abbassarsi ad accettare di tutto. Per evitare che sua sorella finisse in prigione, era disposta a diventare l'amante di Max. E tu ti illudi che quel porco non avrebbe continuato a pretendere che la loro tresca seguitasse finché lui non si fosse stancato. E io? Eh? Occhio non vede, cuore non duole, potevo non scoprirlo mai. E lei? Con che coraggio sarebbe corsa dalle braccia di uno per rifugiarsi in quelle dell'altro? Probabilmente non si fa scrupoli. O forse se n'è infischiata. Forse le interessa soltanto mantenere la posizione che ha conquistato. Se io la conoscessi meglio, potrei darti una mia opinione. Ma sono convinto che ti vuole bene sinceramente. Davvero? Chi può sapere che razza di amore è capace di provare?
mi dispiace, te l'assicuro. A me di più, credimi. Che cosa hai scoperto su quel Rudy Argento? L'altra sera ha parlato al telefono con Elena. Credevo che la stanza 1226 fosse occupata dal signor Rudy Argento, invece c'è un'altra persona. Ah, sì, controllo subito. Grazie. No, nella 1226 mi risulta il signor Giorgio Bustamante. Allora, dove lo trovo, il signor Argento? Aspetti. La camera del signor Argento era appunto quella che diceva lei, però è partito stamattina. Grazie. Naturalmente lei sostiene che non lo conosce. Tu che ne dici? Sarà vero o starà di nuovo mentendo, sempre per paura? Ma il peggio è che adesso non crederai a una parola se sarà lei a dirla. Beh, io vado a dormire. Buonanotte. Buonanotte. Che ci fai qui? Quando sono tornata dal bungalow di papà, tu eri nello studio e parlavi con Andrea. Ho sentito quello che gli stavi dicendo. Meglio così. Allora posso risparmiarmi la fatica di ripeterlo. Io invece desidero chiarire alcune cose. Non ho mai fatto niente allo scopo di rabbonirti per continuare a mantenere la posizione che ho conquistato, come tu hai spiegato ad Andrea. Ah, sì? E qual era il tuo fine? Alessandro, io appartengo a una famiglia come tante altre. Né migliore né peggiore di quelle che conosco. Ammetto che mio padre ha i suoi difetti, anche mia sorella ne ha, ma io li amo. Nello stesso modo in cui tu vuoi bene i tuoi. Quando Massimo mi ha minacciata che avrebbe denunciato Marta e mi ha detto quello che voleva, io gli ho risposto di no. Il primo impulso è stato quello di correre da te, ma appena giunta in salotto ho visto che erano arrivati Andrea e Antonella. E perché, scusa, non me ne hai parlato dopo, quando eravamo soli in camera nostra? Perché ero sicura che Max avrebbe portato a termine il suo ricatto. Se te l'avessi riferito, lui sarebbe corso a denunciare Marta. E tu ti saresti vergognato con tutti i tuoi amici. Speravo di riuscire a dissuadere Max in un modo o nell'altro, forse supplicandolo o facendolo ragionare. Non credere che io non mi renda conto che vi vergognate di noi. Siamo degli sprovveduti. Non abbiamo classe. E mio padre è quello che è. E quindi se gli altri fossero venuti a sapere ciò che ha fatto mia sorella, vi sareste sentiti ancora più umiliati. Lo riconosco, per me è importante l'opinione della gente. Sto sempre attento che la mia famiglia non sia toccata dagli scandali. Ma mi interessano di più i miei sentimenti. Avrei preferito di gran lunga uno scandalo al tuo tradimento. Non intendevo tradirti, te lo giuro. Stavo solo cercando di guadagnare tempo per trovare una via d'uscita. Allora perché hai accettato l'appuntamento con Max? E la chiave? Perché Max non mi ha dato il tempo di spiegarmi. Però avevi intenzione di andare in quell'albergo. Ecco perché hai rifiutato di accompagnarmi alla Valdier. Sì, ma volevo soltanto parlargli. Ah, e l'incontro in giardino? Non vi stavate baciando, forse? Era questo il modo che usavi per dissuaderlo? No, no, no! Non mi ha baciata.
Ha tentato, ma io l'ho respinto. Non puoi certo paragonare la forza di Max con la mia. E allora perché non hai gridato? Ti avremmo sentita e qualcuno sarebbe venuto a soccorrerti. Io non l'ho fatto per paura. Temevo le conseguenze, lo scandalo e che tu, attaccando Massimo, avresti di nuovo fatto soffrire Lorenzo. Certo. È sempre la paura il dannato filo conduttore della tua vita. Sì, fammene una colpa. Da quando ho messo piede in questa casa non ho altro che paura. Temo che la mia famiglia faccia qualcosa che non vada, che i tuoi parenti non mi accettino, che tu mi lasci. Perché io non vorrei perderti. Mi sono innamorata di te. E non è per i tuoi soldi. Io ti amo. Per quello che sei. Lo so che non mi credi, però se tu riuscissi a vedere quello che c'è dentro di me, sapresti che ti voglio bene, che ti amo, che sei l'unica cosa di cui mi importa nella vita. Ti prego, guarda. Guardami. Hola. Sì, sì, signor, come no. Chi è? È il signor Massimo Lacchiera al telefono. Pronto? Camilla, ciao. Posso vederti? Va bene, sì, ti aspetto. No, no, sarai tu a venire qua. Alessandro mi ha cacciato e ho affittato un appartamento per conto mio. Ti ha cacciato? Quando? Per via di Elena? Allora non puoi avere saputo che Marta è stata messa in prigione. E quando l'hanno arrestata? Ieri, dopo che Elena ti ha accusato del ricatto. È per questo che ho bisogno di parlarti. Che fai, vieni o no? D'accordo, dove abiti? Aspetta. Mi raccomando, non dirlo a nessuno, nemmeno a tuo marito. Va bene. Tra un'ora e mezza sarò lì da te. Ciao. Cos'è successo? Dov'è Caparielli? Lo hanno portato in sala operatoria. Oh, ma povera Marianna, e i dottori cosa dicono? Avremmo dovuto accompagnarlo immediatamente al pronto soccorso. Allora non c'è speranza? No, non lo so, ma io sono così angosciata che non muoio. Un gran courage, contessa Julie. Vedrai, uscirà di certo meglio di come sta. Ah, speriamolo, non faccio che pregare. Ma c'è un'altra cosa che mi spaventa. Il signore che ci ha portati qui, il parente della ragazza che ufficialmente dovrebbe aver investito Gabriele. Oui? È il padrone di Ciccio. Ciccio? E chi è Ciccio? Ma come? Non ti ricordi quando hanno fatto a botte a Sexy Boy e io finii in galera con due signori? Oui. Ebbene, uno era Ciccio e l'altro il suocero di un certo signor Lombardo. E purtroppo Lombardo è anche il nome del parente di quella ragazza. Ed è lui che ha fatto portare Gabriele qui. Ma tu credi che possa trattarsi dello stesso signore? Non ne ho idea, ma può essere. E Ciccio è già stato a casa mia, ha conosciuto Gabriele.
Lui sa che mio fratello stava già male da prima. E se viene a sapere il resto, è capacissimo di raccontare tutto. Oh, quel merdu! E che si può fare secondo te? Vogliamo dirlo a Rudy Argento? Anche se non sono più sicura che si chiami così, perché ieri sera è venuto da me Dick Tracy, hai capito chi è, no? Quel mio amico. Uh-huh. E ha il sospetto che il nome sia falso. Non è possibile. Ah. Oh, papà, che cosa vuoi da me? Lui non mi crede. Stamattina l'ho cercato, ma era già uscito. Non mi ha fatto sapere niente, né di Marta, né d'altro, niente. Aspetta che provi a parlargli io, Ninina. Cosa pensi di dirgli? Ma non so, vedrò. Capisco che tu non hai fiducia in me perché non sono un uomo molto brillante, ma la vita mi ha insegnato qualcosa. Non sono così stupido come posso sembrare. No, papà, io non l'ho mai pensato, te lo giuro. Te lo voglio dimostrare, Ninina. In fondo sono un pigrone, un irresponsabile. Però, nel momento del bisogno, so come si comporta un vero uomo. Ah, e se quel Rudy Argento facesse del male a Ciccio? No, e poi no, io non posso permetterlo. Ciccio è una bravissima persona. Stammi a sentire, qui si tratta di guardarsi le spalle. Pensi che Ciccio si farebbe scrupoli per salvarsi? Così noi ce ne andiamo diritti filati in galera, compreso quel poveraccio di Gabriele che ha bisogno di... Ah, Julie! E allora sì che non tornerebbe più a camminare, Monsieur. Te lo ripeto. Appena me la trovo davanti e mi parla in quel suo modo, mi convinco. Perché ne sei innamorato? O forse perché voglio crederle. Ho bisogno di farlo. Allora, Catherine. Dovresti chiamarmi l'avvocato Rivera, per favore. Sì, grazie. Ora, se credi, potrei parlarle io. Se riuscirà a convincere anche me, vorrà dire che o ha ragione lei o ci avrà ingannati entrambi. Ho deciso. Andiamo, papà. Del resto, a un certo punto, se lui non ha nessuna considerazione per me, non vedo perché io dovrei averne per lui. E poi io voglio vedere mia sorella, ha bisogno di me. E posso entrare? Vieni, Ciccio. Buongiorno, signore. Buongiorno, signor Daniele. Ciao a te. E volevo sapere se ci sono notizie della signorina Marta. Ancora no, Ciccio. Però hai ragione tu, Ninina. Andiamo a trovare Marta. Povera, deve essere disperata, bambina mia, sola, abbandonata, fa la carcerata. E se ci vedono i giornalisti... Non me ne importa niente. Ce ne fischiamo, certo, sì. Bravo, tiri fuori i campanacci. Prima di tutto il mondo viene la famiglia. Sicuro. Sì, signore, perché non ordine a Bianchetto di darmi il permesso di uscire? Così potrò venire con voi due. E vorrei essere insieme al signor Daniele, non si sa mai nella vita. Grazie, certo. Sì, Ciccio. Vorrei anche che facessimo una visita alla clinica a trovare Gabriele Ferranti. Gabriele Ferranti? E che ci fa lì? L'hanno ricoverato per operarlo. Sì, eh? È lui il ragazzo investito da Marta.